Oggi prepariamo un probiotico assieme, è la prima volta anche per me, per cui potrebbe finire molto male. Oggi facciamo il kefir d'acqua. Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi siamo di nuovo online col secondo video di questa settimana. Questo sabato facciamo il kefir d'acqua. Io di solito mi faccio lo yogurt in casa e magari un giorno vi farò vedere anche come faccio quello. Come sapete, i probiotici sono molto importanti per la nostra salute. L'idea di farmi il kefir di acqua mi è nata guardando uno dei video della serie di Stefano Vendrame. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Lui sta facendo una serie tutto sui probiotici e vi consiglio di andarvela a guardare. Ho provato in passato a farmi il kefir di latte, ma il sapore è troppo forte e io preferisco dei gusti un po' più leggeri e meno aciduli, come lo yogurt o lo skyr. Oppure qualche volta compro il kefir di latte al supermercato che è addizionato con frutta. Ne ho trovato qui in Irlanda una marca che ha un buon compromesso di sapore e prezzo con ingredienti normali. Prima di prepararlo spieghiamo cos'è il kefir e quali sono i suoi benefici. Bene, cominciamo. Il kefir d'acqua è una bevanda che si ottiene utilizzando i kefiran, che è un mix di batteri e lieviti. Il mix di batteri che si usano per il kefir di latte è composto da più o meno 30 specie diverse. Quello che invece si usa per il kefir d'acqua ne ha circa la metà, una quindicina, in quanto quelli che si occupano di metabolizzare gli zuccheri del latte, ovviamente senza nutrimento, tendono a scomparire dalla colonia batterica. Le specie presenti sono diverse, ci sono almeno 6 tipi di Lactobacillus, poi alcune specie di Leuconostoc e di Acectobar, e inoltre degli Streptococcus. Inoltre ci sono anche dei lieviti di almeno 4 ceppi differenti. I cosiddetti grani di kefir sono chiamati SCOBY, acronimo dall'inglese Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, che significa praticamente colonia in simbiosi di batteri e lieviti. Mi piace. Sembra il nome di un'associazione di supereroi tipo, non so, lo Shield nell'universo Marvel o la Justice League nella DC. Quali sono i benefici del kefir d'acqua? Bene, come tutti i probiotici sono molteplici. La prima cosa aiuta a promuovere la microflora intestinale. Questa è una parte fondamentale dei processi che regolano il nostro sistema immunitario, che risulta appunto essere pronto a eventuali infezioni e malattie in maniera migliore. Inoltre si riduce la possibilità di proliferazione di possibili batteri avversi alla nostra salute. È inoltre ricco di sali minerali, quali zinco, fosforo, magnesio, calcio, vitamina K e le vitamine del gruppo B. Beh, se non vi ho convinto con questo, non so cos'altro debba fare per convincervi a prepararvelo in casa. Dai, magari vi dico anche gli ingredienti che servono a prepararlo e poi sono convinto che vi convincerò. Convinto convincerò, sì. Dunque servono i grani di kefir d'acqua che li trovate online o in qualsiasi negozio di prodotti biologici o erboristerie, a volte anche nei grossi centri commerciali. In ogni caso vi lascio un link nel box qua sotto in descrizione per poterli comprare online. Poi serve acqua e zucchero. Dai, bastano così pochi ingredienti che non sarà assolutamente complicatissimo prepararlo. Ora vi faccio vedere come si fa e vedrete che è semplicissimo. Io ho comprato questi grani disidratati. Non vi dico come attivarli perché ogni scatola ha le sue determinate istruzioni. Se non dovete attivarli è meglio eseguiti nel procedimento di preparazione che segue. Le dosi che faccio io, che vi faccio vedere in questo video, sono per 1 litro d'acqua. Per cui se useremo 2 litri d'acqua utilizzerebbe il doppio delle quantità e così via. Per cui in un grosso barattolo mettete circa 60 grammi di zucchero. Ci sono varie scuole di pensiero sullo zucchero da aggiungere. Io vi dico la mia versione, ma voi siete liberissimi di provare i mix diversi che volete. Io utilizzo 40 g di zucchero bianco e i rimanenti 20 g di zucchero grezzo tipo muscovato o demerara. Non consiglio quantità maggiori di zucchero grezzo perché i troppi sali minerali presenti nello zucchero grezzo potrebbero inibire la coltura. Ma un terzo va più che bene perché una piccola parte di sale minerale invece è necessaria per il risultato finale. Se volete potete leggermente scaldare una parte dell'acqua per 10 o 15 secondi al microonde per facilitare la dissoluzione dello zucchero. Bene, facciamo sciogliere lo zucchero per bene e poi aggiungiamo il resto dell'acqua per riportare la temperatura del mix a temperatura ambiente. Non preoccupatevi della quantità di zucchero, questo sarà solo il cibo per i nostri grani. Non li volete mica denutrire, guardate che vi denuncia l'ente protezione dei batteri. Non è per voi, non vi preoccupate. Ora aggiungiamo i grani e mescoliamo per bene. Poi copriamo con un canovaccio di lino oppure un filtro per il caffè americano oppure in mancanza di questo con un pezzo di carta da cucina. E poi per fermare il coperchio che abbiamo fatto con la carta, un elastico e mettete in una credenza per circa 24 ore. Se lo preferite leggermente più acido, lo tenetelo per altre 24 ore per un massimo di 48 ore. Non di più, altrimenti i grani potrebbero indebolirsi per la mancanza appunto di cibo, avranno finito tutto lo zucchero a quel punto. Bene, ora prendiamo il nostro kefir e filtriamolo per rimuovere i grani. I grani naturalmente non li buttiamo, ma dopo averli filtrati li utilizzeremo per il nostro nuovo batch di kefir d'acqua, per cui li rimetto di nuovo nel barattolone. Bene, il kefir è già pronto da bere così com'è. Sarà leggermente frizzante e leggermente acidulo, ma con un sapore anche dolciastro.
Se volete potete fare anche una seconda fermentazione. Se la prima fermentazione che abbiamo fatto era aerobica, cioè in presenza d'aria, grazie alla presenza dei grani, la seconda sarà invece anaerobica, per cui i grani non ci serviranno più in questo passaggio. La seconda fermentazione durerà altre 24-48 ore e il prodotto ottenuto sarà molto meno dolce e molto più frizzante. Come tenerla e a cosa serve? Praticamente nel kefir appena ottenuto e che avete già imbottigliato ci potete versare dei succhi oppure degli aromi, ad esempio scorza di limone o di arancia, un estratto di vaniglia o succo di melograno o mela oppure dello zenzero. Questo darà al nostro kefir anche un aroma e un sapore diverso e che a questo punto sarà fatto in base ai nostri gusti personali. Dopo alcune produzioni i grani diventeranno sempre più numerosi e parecchio voluminosi. Alcuni consigliano di regalarli o di aggiungerli a dei frullati per avere un po' di probiotici al cucchiaio. Un'altra cosa che vedo in giro è che si sconsiglia l'uso di utensili di metallo. Questo è vero, a meno che non siano utensili e strumenti in acciaio inossidabile, che va invece bene in quanto non reagisce con i grani. Mi raccomando, non utilizzate il miele per dolcificare il batch, in quanto a causa delle sue proprietà blande e disinfettanti non va proprio a nozze con i microrganismi vivi, come i nostri ben amati batteri. Bene, questo è il mio risultato finale, assaggiamolo. Oddio, mi sento male. Oddio, chiamate l'ambulanza. No, non è vero. Come prima volta è venuto buonissimo, ammazza che buono. Spero che il video vi sia piaciuto e che il vostro kefir sia venuto favoloso. Nel video del mercoledì prossimo invece parleremo di altri alimenti. E sì, torniamo a parlare di frutta e verdura. Parliamo della patata dolce, o detta anche patata americana. Vi ricordo anche che tutti i miei video sono pubblicati come podcast, per cui solo audio, nel caso in cui non abbiate tempo di stare a guardare, ma volete solo ascoltare i podcast mentre fate dell'altro. I miei podcast li trovate su iTunes, Spreaker e Spotify. Basta che cerchiate Pasquale Riganello. Vi ricordo inoltre che sono sui social come Facebook ed Instagram e da poco anche su Twitter. E poi YouTube, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete proprio tanto curiosi su chi sono e cosa faccio, potete visitare anche il mio sito internet www.healthmefood.com. Ebbene, vi lascio andare per oggi, mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!